Allora, intanto buonasera, proviamo questa serata un po' tecnologica. Io sono Stefano Parenti, sono il presidente di questa piccola e appena nata associazione che si chiama Associazione di Psicologia Cattolica. Da tanti anni ormai cerco di coniugare la mia vita personale, in particolare la dimensione religiosa, la fede in Gesù, con il mio lavoro. Si tratta di una esigenza che è sorta sin dai tempi dell'università, quando mi rendevo conto che lo studio della psicologia si conciliava male con l'antropologia cristiana, poneva dei problemi. Sia perché le teorie frantumate delle varie correnti di psicologia non si coniugavano quasi mai in una unità ben definita, in un'idea di uomo chiara, condivisibile. Sia perché quando invece questo succedeva, portava a concezioni dell'uomo che poco avevano di umano e quindi di cristiano. Dicevo, negli anni ho capito che per essere un buon terapeuta cattolico c'è bisogno di due elementi. Primo, di una sana cornice concettuale, teorica, che non riduca l'essere umano ad animale o a pensiero o a creatore di se stesso, eccetera. Secondo, una sensibilità personale che permetta di tenere viva quella antropologia, il cui punto centrale è la domanda di infinito, no? Quell'essere capaci di Dio, eh? Capac Dei, dice San Tommaso, che riassume il cuore dell'uomo. E tenere viva questa anche dentro il lavoro con i pazienti. Perché non basta la teoria, bisogna anche avere una pratica che non la contraddica. Si può essere cattolici in psicologia, ma non psicologi cattolici, e viceversa. Si può avere una sana concezione di riferimento, ma tradirla nel lavoro stesso che si compie. E questo perché, a differenza di molti altri mestieri, nell'opera della psicoterapia, soggetto e strumenti si identificano. Io sono sia il soggetto della professione che lo strumento di professione. Non è così per il pizzaiolo, per l'operaio, ma neanche per l'impiegato e neanche per il medico che ha le medicine come strumenti di cura, no? Grazie a Dio, su questa strada fatta di studio, di riflessione, per tanti anni devo dire anche di una certa inquietudine, non mi sono ritrovato da solo. Ho man mano raccolto un buon numero di compagni con cui approfondire e andare a fondo su queste tematiche affascinanti, eh? E con loro, a diverso titolo, a diverso livello, condividiamo un punto centrale: l'esigenza di non essere scissi, di evitare quella frattura tra la teoria e la prassi, tra la fede personale e la professione. Ora, questo gruppo di amicizie ha una casa dove ritrovarsi. È la nostra Associazione di Psicologia Cattolica, un luogo guidato dove recarsi e, come recita il punto 4 del nostro statuto, che adesso vi leggo, un luogo per organizzare momenti aggregativi di formazione e di condivisione delle esperienze per contrastare l'isolamento a cui possono essere soggetti i professionisti cattolici. Come associazione abbiamo appena iniziato il percorso. Abbiamo in mente diverse iniziative, come la rivista, che già esisteva e che ora diventerà lo strumento principale, la newsletter, il sito e poi il nostro primo convegno, che sarà ad Assisi il 22-24 gennaio prossimi, se il virus lo permette. Intendiamo di voler andare, ma c'è sempre questa incognita. Comunque, segnatevi le date, 22-24 gennaio prossimi. Inoltre continueremo con i corsi, da settembre col corso avanzato, che è quello un po' di aggiornamento per il nostro gruppo che è già ben strutturato, e più in là anche con il nuovo corso base, in cui presentiamo a chi non li conosce i punti cardinali dell'antropologia atomista e di come si declinano nella pratica clinica. Per aderire alla nostra associazione è sufficiente compilare il modulo di iscrizione, che vi mandiamo via mail, e di pagare la costosissima quota sociale di 20 euro, che ci serve per coprire le varie piccole spese di gestione.
torniamo allo statuto. E al punto 2 dice una cosa importante, contribuire ad un rinnovamento delle scienze psicologiche attraverso la riscoperta e l'adeguata valorizzazione dell'ascito della tradizione cristiana, nonché un vaglio critico delle impostazioni contemporanee, anche attraverso una rilettura storica degli avvenimenti comunemente divulgati. Abbiamo fortemente voluto inserire questo riferimento alla storia, perché, come ho detto prima, lo psicologo in formazione di oggi viene imbevuto di false teorie. Gli viene detto che essere religiosi e più ancora cattolici rischia di essere un di meno invece che un di più. E la religione è il terreno di scontro e di divisione, che quindi crea disparità, che in fondo si può andare avanti senza Dio, che ci può essere benessere e felicità anche senza fede in Gesù, che la psicologia sorge come scienza quando cessa la superstizione nel sovrannaturale. Quello che non viene detto, e qui iniziamo a raggiungere il tema della nostra serata, è che chi la pensa in questo modo non ha poi vissuto così idilliacamente come potrebbe sembrare. Gli autori delle attuali correnti di psicoterapia sono tutt'altro che dei santi e solo raramente sono delle brave persone. Non solo, molto spesso, come accade per quella che è la grande corrente di terapia contemporanea, quella egemone, quella incontrastata, quella che è trasversale a molti approcci, che è l'umanismo, potremmo dire così, l'intento è di rendere il paziente conforme ai desideri del mondo, all'edonismo, alla falsità. Parole come verità, volontà, felicità, giudizio sono bandite dal lessico psicologico, sono pericolose, sono sovversive. Roberto Marchesini, psicologo e psicoterapeuta, autore già di diversi approfondimenti sul nostro tema e su tanti altri, nonché socio fondatore della nostra associazione e membro del comitato scientifico, ha scritto un'opera che secondo me è monumentale. Ha trascorso gli ultimi 4-5 anni a rileggersi tutti i principali autori di psicoterapia. Tutti vuol dire tutto, le opere omnie. Sono testimone di questa grande impresa che gli ho visto fare nel corso del tempo. Nei testi degli autori stessi e nelle testimonianze varie ad essi collegati, ha trovato delle verità che normalmente non vengono divulgate. Nel libro le denuncia una per una, con fonti alla mano. Ma non voglio anticipare troppo del libro. Presento allora anche il nostro secondo ospite di questa sera, Benedetta Frigerio, giornalista e firma del Timone, della Duomo Bussola, a cui abbiamo chiesto di porre le domande giuste a Marchesini, per aiutarti tutti ad entrare dentro la verità della psicologia, dentro una storia che normalmente ci viene raccontata in modo distorto, allucinato. Vi ringrazio entrambi per aver aderito e lascio la parola a Benedetta. Comincio, Roberto. No, innanzitutto ti ringrazio per questo libro che hai scritto, perché ci sono tantissime cose che non avevo nemmeno mai neanche sentito da nessuno, neanche da comunque amici psichiatri, psicologi cattolici con cui condivido la fede. E la prima cosa che mi ha colpito è che tu fai partire nella tuo, diciamo, riassunto della storia della psicologia, la psicologia la fai nascere addirittura con Socrate, quindi nel mondo ellenico, che è un mondo fondato appunto su la ragione, il riconoscimento da parte della ragione di un ordine, poi successivamente alla filosofia di Agostino e tomista, quindi cristiana, che di fatto sposa anche la visione ellenistica della natura. E mi ha colpito perché, almeno per una come me che non sono un'addetta ai lavori, invece ho sempre pensato che la psicologia si fondasse appunto sulla psiche, che è
questo luogo oscuro, da un certo punto di vista incontrollato da parte dell'uomo, da far emergere in qualche modo affinché avvenga una guarigione. E di fronte a questo, invece, il fatto che tu parli della psicologia ellenistica, che invece guarda anche, non solo guarda all'anima, anche della persona, mi sono chiesta, cioè, se che rapporto c'è appunto fra la psicologia e l'anima, e soprattutto quanto cambia nell'approccio alla persona che soffre avere queste due visioni completamente differenti. Allora, intanto grazie per aver letto il mio libro. Il punto è questo, che un po' nella pratica clinica e un po' anche con tutto il lavoro che abbiamo fatto con Francesco, con Stefano e i vari gruppi sulla psicologia cristiana o cattolica in particolare, ci siamo accorti di questo, che è fondamentale l'inquadramento filosofico, soprattutto antropologico. Questa è proprio la cosa base. Tu, Benedetta, dicevi, ho sempre pensato che la psiche fosse qualcosa di oscuro. Questa è una visione della psiche, in particolare la visione della cosiddetta psicologia del profondo, che non è detto che bisogna per forza condividere, soprattutto se scopriamo che è basata su un'antropologia che non è quella a cui facciamo riferimento noi. Come tu hai notato, l'antropologia ellenistica, Aristotele, eccetera, eccetera, è perfettamente adeguata a una visione della persona che è quella del dato rivelato, quindi quella cristiana, poi cattolica, tomista e via dicendo. Per questo io parto da Socrate e Platone, perché volendo inquadrare la psicologia in questa antropologia era necessario partire dall'origine. Poi è chiaro che dalla modernità in avanti c'è stata una, come dire, un'importanza, secondo me, esagerata alla parte emotiva rispetto a quella morale, rispetto a quella intellettiva dell'uomo. Però questo è uno dei problemi della modernità. Cosa vuol dire, traducendo in parole specie? Secondo l'antropologia classica, per esempio quella aristotelica, io non sono quello che sono, io sono quello che sono chiamato a essere. Quindi io non sono ancora me stesso, io sono me stesso in potenza, in fieri, il vero me stesso è quello pienamente realizzato. Per Freud, per esempio, il vero me stesso sono le pulsioni, le solite pulsioni, pulsioni di morte, pulsioni sessuali, per cui se qualcuno viene e mi dice: dottore, io ho una dipendenza sessuale, io ho una dipendenza dalla pornografia, eccetera, eccetera, secondo l'antropologia freudiana bisognerebbe dire: beh, fai pace con le tue pulsioni, o perlomeno cerca di renderle adeguate alla società, quindi valorizza l'io. Una psicologia basata su un'antropologia tomista aristotelica dice: tu non sei così, tu hai queste pulsioni, hai questa dipendenza, eccetera, eccetera, per qualche motivo cerchiamo di scoprire, ma tu non sei così. Mi spiego? Sì, si capisce, ma questo appunto anche responsabilizza, o sbaglio, la persona, nel senso, mi colpisce perché nella visione moderna è come se ci si trova addosso qualcosa che, di cui, come dire, non si può fino, che non si può, tu dici, fare pace, ma che non si può fino in fondo controllare, no? E soprattutto sì. Anche leggendo quello che dice Freud, ad esempio, lui dice che c'è una società
a cui appunto bisogna fare pace per la società, ma chi lo dice? Cioè, poi si può anche, volendo, si potrebbe anche togliere anche questo tabù. Cioè, se andiamo avanti sì, così, questa è la persona, non c'è più limite, non so come dire, perché dovrei non avere certe dipendenze, ad esempio, no? Perché dovrei togliermele se sono fatto sì, così? Perfetto, infatti Reich supera questo freno che mette Freud. Freud dice, dobbiamo valorizzare l'io, non tanto l'es, perché sennò la società crolla. Reich e la scuola di Francoforte dicono esattamente il contrario, ma che la società crolla, la società sta meglio se togliamo tutti i freni e noi esprimiamo le nostre passioni. Quindi, come vedi, il problema della psicologia è un problema filosofico, è un problema antropologico, e questo è uno dei motivi che mi ha spinto a scrivere questo libro, perché da come me le hanno sempre spiegate sembra che le varie dottrine psicologiche saltano fuori come funghi, no? A un certo punto arriva un tizio e dice la psiche funziona così, salta fuori un altro e dice la psiche funziona in un altro modo. In realtà le persone, presentando la psiche fatta in un modo o fatta in un altro, presentano un modello antropologico, e noi siamo chiamati a sentire o dissentire da questo modello antropologico. Quindi una delle mie prime preoccupazioni è stato inquadrare le varie psicologie in un modello filosofico antropologico. Ecco, tu proprio legato a quello che dicevi prima, no? A un certo punto citi, non so se si pronuncia così, il cardinale Daniels. Sì, Daniels. Okay. Ah, Daniels, ok. E lui sostiene che prima del Settecento non esistevano le nevrosi, 1733 precisamente, e che queste sono una malattia non del corpo ma dello spirito, e che è questo che deve guarire. Come io, mi ha colpito anche questo fatto, cioè non esistevano le nevrosi, è davvero così? Allora, se non esistevano, cos'è stata proprio una certa visione dell'uomo a crearle? Quindi quasi che la filosofia su cui si fonda certa psicologia crei le nevrosi? Allora, sì, è proprio così, nel senso che quello che dice il cardinale Daniels, un cardinale belga olandese, che è morto qualche anno fa, è esattamente quello che ha scoperto, per esempio, Rudolf Allers. Cioè, lui diceva che la nevrosi nasce quando c'è una disarmonia tra noi e il resto del creato, sostanzialmente diciamo tra noi e la Divina Provvidenza e il Logos. Ok? Questo è quello che mette in rilievo il cardinale Daniels, cioè con la modernità la nostra società si è allontanata sempre di più dal logos, questa è un'altra cosa che poi la dico anche nel libro, e questo allontanarsi dal logos, cioè dall'ordine provvidenziale che Dio ha stabilito per il mondo, provoca un malessere nelle persone che noi abbiamo chiamato nevrosi. La stessa cosa che dice Daniels è il punto di partenza della psicologia di Rudolf Allers. Anche lui dice, se l'uomo vive in accordo con il logos, vive in accordo con l'armonia, vive in accordo con la propria vocazione, il proprio posto nel mondo, allora non c'è la nevrosi, no? La nevrosi c'è quando noi ci allontaniamo da questa armonia. Ecco, posso chiederti di farmi un esempio sia concreto sia per farmi capire come determinata psicologia, proprio perché non ha una visione della realtà come logo, come ordine, può addirittura far male al paziente. Sì. Allora, è molto semplice, basta prendere quello che diceva Wilhelm Reich, che prima ne ho fatto cenno, cioè Freud diceva la psicologia delle persone è composta da es, io e superio. L'es è il luogo delle pulsioni, delle passioni, direi con un linguaggio tomista.
Dio è, diciamo, la crosta che le pulsioni formano a contatto della società per avere una parvenza di rispettabilità. Il superio è, adesso lo semplifico, è l'istanza morale, è la religione, no? Ecco, noi non dobbiamo, ovviamente l'istanza morale è il cattivo della favola, non dobbiamo però rinforzare l'es, perché sennò, come dicevo prima, la società se ne va a mengo, dobbiamo rinforzare l'io. Reich che cosa dice? Dice, no, la gente sta male, ma è stato il primo, ma non l'unico, mi viene in mente anche Margaret Mead, piuttosto che altri della scuola di Francoforte, dicono, no, la gente sta male perché cerca di adeguarsi alle norme morali. Se la gente liberasse completamente le proprie pulsioni, cioè l'ES, a questo punto non soffrirebbe, starebbe benissimo. L'antropologia di fine 800, inizio 900, prima ho citato Margaret Mead, dice esattamente questo, cioè quando la Mead va nelle isole del Pacifico e dice i ragazzi lì hanno una vita sessuale liberissima e non conoscono la nevrosi, dice esattamente questo. Non solo per l'istanza morale, ma anche l'io, cioè l'adeguamento alle norme della società, fa male alla persona. Sarà un caso, ma Wilhelm Reich ha finito i suoi giorni in manicomio, in ospedale psichiatrico. Alla fine si è inventato di parlare con gli UFO, dirige le nuvole, eccetera, eccetera. Un altro esempio di questo tipo può essere ritrovato, per esempio, nel famoso Kinsey. Lui aveva una visione psicologica di questo tipo, per cui qualsiasi comportamento sessuale doveva essere manifestato liberamente, anzi lui diceva la persona sana è quella che sperimenta ogni comportamento sessuale, e anche lui ha fatto parecchio del male, non solo ai bambini che erano l'oggetto di alcune delle sue ricerche, ma anche se stesso e i suoi collaboratori. Sì. Ecco, per appunto però a spingere comunque un paziente o comunque aiutare un paziente a vivere secondo l'ordine naturale, cioè quello che secondo la legge naturale che è scritta, no, nel suo cuore, è necessario però che ci sia almeno una coscienza di essere creature, no? Sì. E per questo motivo io pensavo, leggendo il tuo libro, mi sono chiesta, ma com'è che io ho sentito, anche quando ero all'università, di psichiatri, psicologi che sono cattolici, ma che o dividono comunque l'esercizio della loro professione dalla fede, o comunque sposano, si fondano su teorie freudiane, lacaniane, e mi chiedevo è perché hanno vagliato tutto e trattenuto ciò che vale, cioè è tutto da buttare, oppure è possibile c'è una psicologia cristiana che prenda spunto da queste teorie. Ad esempio, tu citi a un certo punto la teoria della repressione giudicata da un punto di vista atomista. Sì. Padre Duinisti, non so se si pronuncia così. Sì, ecco. Olandese. E si capisce che cosa la domanda? Sì, si capisce perfettamente, ma Benedetta, il punto per cui io ho cominciato a lavorare su questi argomenti fin dai tempi dell'università, cioè secolo scorso, millennio scorso, è esattamente questo, perché a un cattolico è chiesto di pregare per i pazienti, andare a messa, eccetera, eccetera, fuori dallo studio. Quando è nello studio di psicoterapia, parlo per i clinici ovviamente, lui è tanto più bravo quanto più aderisce ad una scuola, ok? Quindi siamo invitati a dividerci, a splittarci, praticamente come se esistessero due verità, una verità nello studio e una verità nel mondo. Questa cosa ovviamente non è possibile,
La verità è una e deve essere quella. Ok? Allora, io ho cominciato a lavorare su questi argomenti proprio esattamente per questo motivo, cioè questa domanda che fai tu. La pressione è fortissima perché all'università, ma soprattutto durante la scuola di specializzazione, una cosa che hai chiarissimo è esattamente questa, che tu sei tanto più bravo e quindi coscienzioso, responsabile, in grado di farti carico delle sofferenze degli altri, quanto più aderisci ad un modello. Gli empirically supported treatment, di cui parlo nel capitolo finale, dice esattamente questo, che un trattamento clinico per essere approvato, no, deve attenersi strettamente a un protocollo. E tu, se ti domandi se quel protocollo ha la stessa antropologia che segui tu, ha lo stesso antropologia che si basa sul dato rivelato, non te lo puoi chiedere, perché se te lo chiedi ovviamente vai in crisi. Mi spiego? Sì. Ecco, e questo è il motivo per cui anni fa ho cominciato a cercare se ci fosse qualcosa. Perché è vero, tanti colleghi cattolici seguivano tutte queste correnti che hai nominato e altre ancora. Io, per carità, ognuno poi gestisce la propria vita professionale come vuole. Io facevo molta fatica a dividermi in questo modo. Allora ho cominciato a cercare che cosa c'era, possibile che fosse necessario partire proprio da zero. Io ho trovato una serie di autori, per esempio, Rudolf Falchi ha cercato prima, che è stato uno dei primi libri che ho pubblicato con Dettoris. Poi abbiamo trovato, Stefano ha trovato Magda Arnold, abbiamo trovato, per esempio, come si chiamano, Dunstin, Terruve e Bars, olandesi, anche loro sono partiti dal dato rivelato, hanno cominciato a costruire una psicologia. Quello che non funziona, secondo me, è cercare un accomodamento, nel senso che ci sarà qualcosa di buono o che possiamo tenere in tutte queste psicologie. Poi dico una cosa perché mi sembra di essere un inquisitore. Però non è questo il sistema, cioè non è che perché trovi l'aspetto, la riga, il paragrafo su cui sei d'accordo che devi tenere tutto il resto. Okay? Allora, la premessa è questa. Io, quando ho fatto questa specie di storia della psicologia, non ho inteso fare un indice degli psicologi proibiti. Okay? Il sì. Primo intento era quello di capire il contesto, ho approfondito anche la biografia di questi autori, il contesto in cui lavoravano, i loro collegamenti, i collegamenti con le altre teorie, eccetera, eccetera, per capire. Poi è chiaro che un giudizio emerge anche abbastanza chiaro e netto, però non è che volevo dividere i capri dalle pecore, ecco, io volevo capire. Per cui non è che adesso critico i colleghi cattolici che seguono Jung piuttosto che Freud, eccetera, eccetera. Io racconto il percorso che ho fatto io. E in questo percorso, a un certo punto, è arrivato il momento di capire tutta la storia della psicologia, perché un conto è Freud, può andare bene, non può andare bene, eccetera, eccetera. Jung, Adler, cosa c'è? Da che punto di vista parlano? Da che punto di partenza si muovono, eccetera, eccetera. Però se noi guardiamo nel complesso la psicologia, dobbiamo cercare di farci un'idea anche su quella, perché come hai visto tu, praticamente dal Novecento in avanti è diventata una disciplina importantissima che entra dappertutto, entra nei media, entra nella scuola, entra nelle famiglie, entra nelle relazioni, entra nell'identità delle persone, per cui era il caso di vedere la psicologia recente, anche quella critica, nel suo insieme. Questo è un po' il lavoro che ho voluto fare. Sì, ecco, a proposito di biografie, a me hanno colpito, vabbè, molto la biografia di Freud, quella di Jung, e soprattutto c'è un passaggio in cui tu citi Jung di quando parla della sua casa abitata dagli spiriti.
È un passaggio impressionante perché cioè lui racconta, era appunto, tu prima fai vedere come lui fosse vicino anche all'esoterismo. E mi chiedevo, cioè, mi veniva da dire, se si rifiuta comunque una visione come quella ellenistica, cristiana dell'uomo, per forza si cade nel suo opposto. È così oppure esiste davvero una psicologia neutra? Perché oggi la psicologia viene presentata come neutra, come neutrale. Cioè, appunto, quando tu vedi in televisione l'esperto, lui può dire, lo psicologo può dire quello che vuole. Il prete no, lo psicologo sì, perché lui, perché sarebbe come neutrale, ma invece mi pare, leggendo le biografie di tutte queste persone, che se si rifiuta una cosa si cade per forza nel suo opposto, e qui arriviamo persino alle questioni legate allo spiritismo, insomma, anche al demonio, ecco. Sì, ma infatti Hillman, che è discepolo di Jung, lo dice chiaramente, esplicita, porta alle estreme conseguenze queste cose di Jung, cioè lui dice, vuole ritornare a vivere come si viveva nella Grecia pre-cristiana. Nella Grecia pre-cristiana la vita dell'uomo era dominata dagli dei, ma noi sappiamo, diciamo, è così che gli dei antichi, che poi secondo Jung sono diventati malattie, erano demoni. Per cui lui lo dice esplicitamente, come lo dice esplicitamente Jung, no? Però il discorso importante è quello che dici tu, cioè la psicologia allora non è neutra. Allora, questo è un punto fondamentale, perché la psicologia, ma come ogni altra scienza, come la filosofia, come la storia, come la fisica, viene da dire, come la medicina, come tutto, no? Non possono essere neutre. Non possono essere neutre perché si portano dietro e nascono da un portato filosofico. Per esempio, adesso non è che voglio parlare di altro, però la fisica, uno dice la fisica è una scienza, quindi è così, è oggettiva, e quindi non si può mettere in discussione, perché è così. La stessa cosa dicono della filosofia, la stessa cosa dicono della psicologia, eccetera, eccetera. La fisica newtoniana, in realtà, a parte che Newton è stato definito l'ultimo dei maghi, perché anche lui aveva degli interessi esoterici, eccetera, eccetera. Ma era una fisica basata su atomi nel vuoto. Non so se vi ricorda un filosofo dell'antichità, Parmenide, mi pare, no? Che descriveva il mondo come atomi nel vuoto che si scontrano, eccetera, eccetera. È la stessa fisica newtoniana, che non è quella aristotelica, dove tutto non è mosso meccanicamente dal caso, okay? Da forze che muovono i corpi e quindi muovono anche le persone così in modo cieco, affinalistico. Democrito, grazie Lorenzo. Noi sappiamo che per Aristotele c'è il motore immobile e noi sappiamo che il motore immobile è l'amore, che tutto quello che si muove per l'amore, ok? La fisica quantistica ce lo dice, la materia non è altro che energia, e questa energia che cosa sarà? Quindi anche la fisica, che sembra la cosa più asettica del mondo, in realtà ha un retroterra filosofico fortissimo. Non parliamo dell'economia, non parliamo della filosofia, eccetera, eccetera. Allora, per semplificare al massimo, ma veramente banalizzando, possiamo dire questo, che sostanzialmente le filosofie sono due. C'è una filosofia del logos, una filosofia che vede l'armonia cosmica creata da un Dio benevolente, da un Dio che chiamiamo amore, e chi rifiuta questa visione, okay? Per cui presenta un universo afinalistico, senza un Dio, perlomeno con un Dio che non interviene nelle vite delle persone, e dove tutto funziona meccanicamente.
Cristo, che è il Logos incarnato, che è venuto su questa terra e ha parlato, ha detto tante cose. Una cosa però è fondamentale e permette, secondo me, cioè è la miglior lezione di teologia della storia. Lui ha detto: chi non è con me è contro di me. Questo, secondo me, chiarisce tutto. Cioè, la storia della filosofia si può dividere in questo: la filosofia del Logos e la filosofia di chi si oppone al Logos. Visto che le psicologie sono antropologie, quindi sono filosofie, vale lo stesso discorso. Quindi non esistono psicologie neutre, non esistono filosofie neutre, non esistono scienze neutre. O sono scienze che si basano su un'armonia cosmica, un'armonia divina, o che si oppongono a queste cose qua. Ma non perché è così, è una legge che ha stabilito Cristo, ha stabilito Dio e quindi funziona così. È così perché realmente chi ha costruito la psicologia del Novecento, della fine dell'Ottocento, inizio del Novecento, era un militante contro il Logos. Quindi è chiaro che la loro psicologia assume questa tonalità. Ecco, e secondo te quella, la psicologia dominante di oggi che vediamo in tutti i programmi televisivi e che appunto si definisce neutra, in realtà che psicologia è quella? Allora, sono diverse, ognuno mette in evidenza un aspetto. Se devo dire quali sono le cose che ritornano, sì. Una che ritorna molto frequentemente è questa. Noi sappiamo che l'antropologia classica metteva al vertice della persona umana la ragione. La ragione era la facoltà più alta, era la facoltà che avvicinava l'uomo a Dio, e l'uomo doveva essere guidato, doveva condurre la sua vita grazie alla ragione. Quindi al primo posto c'era la ragione. Le passioni dovevano sottostare alla ragione, erano buone se obbedivano alla ragione, erano cattive se si opponevano alla ragione. È il famoso mito della biga alata di Platone, no? Per cui l'uomo è ritratto con una biga trainata da due cavalli, che sono le due passioni, irascibile e concupiscibile, e le redini di questi cavalli le tiene l'auriga. L'auriga è la ragione, i cavalli sono le passioni. Se la biga è guidata dai cavalli, finisce in un fosso. Se non hai cavalli, non va da nessuna parte. Quindi i cavalli servono, ma devono andare dove dice l'auriga, cioè la ragione. Nelle psicologie recenti c'è questa idea per cui la parte originaria, la parte autentica e la parte che dovrebbe essere al comando delle nostre vite sono le passioni. C'è una focomenizzazione della ragione e tu sei quello che ti senti di essere, non quello che la ragione ti dice che devi essere. Mi spiego? Sì. E questo, poi, per tornare a quello che dicevi prima, crea più nevrosi. Esatto, perché esatto. Anche secondo l'armonia con l'ordine con cui tu percorri. Esatto. Ok. Un esempio sciocco che faccio sempre è: sì, posso usare la lavatrice per fare il risotto. Magari qualche volta ci riesco anche, però alla fine butto via la lavatrice e il risotto. Ok, sì. Perché non è progettata per quello. Mi spiego? Sì, certo. Ecco, è però un progetto. Dimmi. No, vai avanti, poi ti chiedo. Allora, quindi il primo aspetto è questo, della prevalenza delle passioni, per cui tu sei quello che ti senti e la tua parte originaria sono le passioni. Ok? Qui c'è anche un fine, nel senso che secondo me la passione più facile da eccitare, da suscitare, sono le passioni sessuali, e la liberazione sessuale è controllo politico. Questo sono convintissimo. Il secondo aspetto di queste psicologie contemporanee, che anche qui derivano dalla filosofia contemporanea, è che non esiste un fine. Mi spiego, cioè non c'è un dover essere, non c'è un dover diventare, non c'è un progetto. E questa, secondo me, è la maggior causa di nevrosi, di sofferenza e di ansia. Cioè l'idea di essere al mondo, ma di non avere un orizzonte, un fine, di non avere un progetto da realizzare. Chiaro.
Mi spiego? E senti, faccio l'avvocato del diavolo per stare in Vai, tempo. vai. Tu hai detto che Gesù dice chi non è con me è contro di me. Però Sì. c'è un passaggio nel Vangelo in cui gli apostoli vanno da Gesù e gli dicono che hanno vietato a uno di scacciare i demoni nel suo nome. E lui dice chi non è contro di noi è per noi. Allora mi chiedevo se è possibile una buona terapia in chi usi rettamente la ragione pur senza la fede. Allora, sicuramente è possibile, poi faccio anche un esempio, sicuramente è possibile. Perché? Perché l'ordine cosmico non l'ha inventato Cristo. Cristo è l'ordine cosmico che, essendo carne, è venuto a abitare su questa terra. Ma l'avevano già conosciuto i greci che non avevano conosciuto Cristo. Certo. Allora, torniamo all'origine del cristianesimo. San Paolo va all'Areopago e dice: vi devo dare una grande notizia, il vostro Dio sconosciuto, il Deus Absconditus, è risorto, eccetera, eccetera. Cosa fanno? Lo prendono per la chiesa. Questo ci racconterai un'altra volta quando dice che è risorto, ok? Sì. Quando invece arriva Giovanni fa un'operazione straordinaria, sicuramente ispirata. Lui comincia il suo Vangelo che scrive per i greci con queste parole: in principio era il Logos. E i greci non avevano nessuna difficoltà a dire: sì, è vero, in principio era il Logos. Mi spiego? Sì. Ecco, quindi il fatto che esista un Logos, che esista un ordine cosmico voluto da Dio, non è una verità di fede, è una verità di ragione. Ovviamente una ragione non focalizzata, una ragione che è al vertice delle facoltà umane. Okay? Quindi questa non è verità di fede. Il fatto che ci sia un ordine è una cosa che si presenta alla ragione, che la ragione può cogliere benissimo, tranquillamente. E tu dici, ma ci sono delle psicologie che rispettano questo logos, rispettano quest'ordine, anche se non accettano Cristo? Allora, un esempio chiarissimo è quello di Viktor Frankl, Sì. ebreo, no? È quello che ha scritto Non psicologo nel lager della logoterapia, eccetera, eccetera, no? Che infatti piace molto ai cattolici. Tra l'altro è stato allievo di Rudolf Allers, del nostro Rudolf Allers. Lui era ebreo. Questo vuol dire che lui non concepiva l'idea che ci fosse un ordine prefissato. Infatti, lui dice: l'uomo deve trovare un senso per la propria vita. Ma anche lì mi sono spaccato un po' la testa per risolvere questo problema. Questo non significa che c'è già, che è già predisposto. Vuol dire che tu lo devi trovare. Ok? Sì. Questo vuol dire che uno va all'altro, basta che ti dia un senso, ok? Tu decidi di dedicare la vita a una cosa, questo ti motiva e ti fa stare tanto bene, però non è detto che sia il posto che tu hai prefissato nel mondo in quest'ordine. Mi spiego? Sì. Ecco, questo è un esempio di psicologia che è sostanzialmente in accordo col dato rivelato e con il logos, però non è la psicologia del logos. Sì. Ok, non è contro il Sì. logos, non è contro, però non è una psicologia del logos. Infatti, adesso vedo una domanda, la leggo. Tanti cattolici seguono Viktor Frankl. Scusa, Benedetta, leggo una domanda, non so se Stefano è d'accordo. Sto per leggertela perché rispondi pure anche a quella. Ok. Che ne penso della scuola psicologica di Palo Alto, Vaslavic, Nardone, che ha un'impostazione costruttivista? Allora, mi sono formato alla scuola sistemica. La mia specializzazione l'ho fatta alla scuola a 100 Milanesi di terapia della famiglia di Bosco Lecechin.
Quindi io sono cresciuto con l'approccio di Palo Alto, Vaslavic, eccetera, eccetera. Il governatore ha dato un'altra interpretazione rispetto a quella della mia scuola, ma si nasce sostanzialmente da lì. Allora, anche lì nel mio lavoro ho dovuto fare una ricerca per capire quali erano le basi di questa scuola, perché parlo per me sinceramente, ma anche lì mi avevano presentato tutta una serie di autori di momenti importanti per la nascita di questa scuola, ma in realtà siamo sempre nella storia del fungo che spunta dal nulla nella foresta, no? Per esempio, faccio un esempio. Nella scuola di specializzazione mi aveva spiegato delle famose Macy Conferences, cioè le conferenze di Macy's, che avevano fatto incontrare questi primi costruttivisti, questi primi sistemici, e da lì poi col loro lavoro era nata questa scuola di psicoterapia. Quando ho chiesto chi era sto Macy, perché aveva intenzionato a finanziare questi psicologi, mi hanno risposto che Macy è una catena di supermercati statunitensi. Quindi nella filantropia questi avevano pagato queste conferenze, queste Macy Conferences. Ora, quando sono andato a cercare chi aveva cacciato i soldi per queste Macy Conferences, che ripeto, sono alla base dell'approccio di Palo Alto, del gruppo di Bateson, eccetera, eccetera, ho scoperto che i supermercati Macy non c'entrano assolutamente niente. Era un caso di omonimia, che quelli che aveva pagato queste conferenze era Josiah Macy Junior, un petroliere che era sostanzialmente diciamo, uno stretto collaboratore, non dico un uomo di paglia, ma uno stretto collaboratore dei Rockefeller. Quindi, già quando c'è un finanziamento dei Rockefeller, che sapete sono eugenetisti, eccetera, eccetera, già la faccenda si fa preoccupante. Il problema è che all'inizio di tutto questo filone c'è l'istituto Tavistock, che molti conoscono, che è alla base, per esempio, adesso degli esperimenti sui bambini per bloccare la pubertà. L'istituto Tavistock come nasce? Nasce per intenti politici, per far entrare gli Stati Uniti nella Prima Guerra Mondiale, ma durante la guerra all'istituto Tavistock studiano un fenomeno molto particolare, che è lo shell shock. Si accorgono che le persone che subivano, i soldati che subivano uno shell shock, cioè uno shock emotivo molto forte, erano completamente riprogrammabili. Cioè gli si poteva far credere qualunque cosa e loro ci credevano. Okay? Da lì parte tutto, da lì parte, per esempio, partono i gruppi di Bion, parte il lavoro di Levin, parte la dissonanza cognitiva di Festinger, l'esperimento di Milgram, quello di Ashe, eccetera, eccetera. Cioè sono tutte tecniche che hanno come fine, come obiettivo, quello di manipolare le persone attraverso uno shock. Solo che queste cose a scuola non me le hanno mai spiegate. Okay? Questo non vuol dire che è tutto da buttare, ovviamente, ripeto. Però se noi conosciamo meglio le origini di certe scuole, allora possiamo anche farci un'idea un po' più completa di queste scuole. Leggo la domanda di Emiliano. Avrei una domanda. Cosa ne pensa del modello interpersonale della Benjamin? Lei dichiara di voler fare un modello descrittivo della relazione, può essere in qualche modo compatibile con la visione cristiana. Non conosco Emiliano, non conosco la Benjamin, per cui dovrei leggere prima di farmi un'idea, non mi va di paralizzi per le poche cose che ho letto. Quindi mi spiace, ma non posso darti una risposta approfondita a questa domanda. Grazie. Benedetta, mi ci ho spiegato? Sì, ti volevo fare poi una penultima domanda che mi è venuta leggendo appunto il modello proposto da Duinstein e la sua allieva. Esatto. Prova, dimmi come si pronuncia il nome della sua allieva. Allora, lui è il religioso Sì. Terruve, Anna Terruve, sì. Ecco, no, mi ha colpito perché loro scrivono appunto che in presenza della compulsione la gravità morale del peccato viene ad essere parzialmente attenuata.
All'inizio la Chiesa rifiuta questa visione, forse proprio perché c'era una psicologia che tendeva a dire che appunto l'uomo non è libero, ma che è schiavo delle sue pulsioni. Però volevo dire, questa cosa mi ha fatto nascere una domanda, cioè quale rapporto c'è fra la compulsione e il peccato? Perché in una psicologia come quella tomista o comunque secondo la visione ellenica è quasi dimostrato che il peccato, che nella visione cristiana è la separazione da Dio, nella visione ellenica è la discordanza con il logos, comunque produce compulsione e sofferenza. Allora volevo capire che rapporto c'era fra queste due e se quindi la terapia è combattere il vizio, cioè la compulsione, con la virtù. Allora, partiamo dall'inizio. Allora, l'uomo ha una certa struttura, ok? Abbiamo detto la ragione al vertice, poi ci sono le passioni, riceve le informazioni dai sensi, la ragione cerca in queste informazioni il bene, il male, l'utile e il dannoso, poi sente le passioni che conducono verso il male, verso il bene, lontano dal male, e poi c'è il movimento, ok? Questa per dire l'antropologia atomista in quattro parole. Questo presuppone che le cose funzionino così, cioè che le passioni stiano al loro posto, indirizzino il movimento, ma seguono la ragione. Okay? Ci sono certe situazioni in cui noi viviamo una situazione così compromessa dal punto di vista spirituale non in senso religioso, in senso umano, che le nostre pulsioni, quelle proprio fondamentali, vitali, scavalcano la ragione. Faccio un esempio. È 3 giorni che non mangio, ok? Vado da un mio amico che ha delle caramelle sul tavolo e io prendo le caramelle e il mio amico mi dice no, non mangiare le caramelle perché ti rovini l'appetito, ti rovini i denti, ti fanno ingrassare, eccetera, eccetera. E io capisco che mi sta dicendo, la ragione capisce che mi sta dicendo delle cose buone. Ma è 3 giorni che non mangio, appena questo si gira mi mangio le caramelle con la carta. Ok? Certo. Questo perché? Perché il mio bisogno di nutrirmi è così forte che letteralmente non sente ragione. Ok? Quindi scavalca la ragione. Questa è l'origine delle dipendenze di tutti i disordini, come lo descrivono Terruel e Marx. Delle dipendenze, delle compulsioni, perché quando c'è una dipendenza, una compulsione, la persona non è libera, ok? Agisce, fa delle cose, ma non è che decide di farle. Mi spiego? Non completamente, almeno non completamente libera. Non completamente, esatto, una parte di libertà c'è sempre, sì. Ok? E qui, ecco, noi però sappiamo anche che, adesso entriamo nella parte morale, di solito gli psicologi eliminano la parte morale, secondo me è fondamentale. La morale ci dice che un'azione buona o malvagia è tale, e noi possiamo indicare un'azione morale buona o cattiva, se è almeno in un certo grado libera. Ok? La libertà è il fondamento della morale. Perché se io, sai che per avere un peccato grave servono 3 condizioni, la materia grave, che sono i 10 comandamenti, la piena avvertenza, cioè di sapere che qualcosa è sbagliato, e il deliberato consenso, ok? Quindi tu devi dare liberamente il tuo consenso a quell'azione. Ci siamo? Sì. Allora, se tu non acconsenti liberamente a un'azione, è chiaro che manca una delle condizioni fondamentali per il peccato. Mi spiego. Io faccio un'azione cattiva, ma non so, è il famoso, che ne so, omicidio colposo, no? Cioè io uccido una persona, ma non volevo ucciderla, non c'è la mia intenzione, la pena sarà minore,
Certo. Okay. La stessa cosa vale per il bene. Faccio un esempio. Io esco di casa e c'è un barbone che mi dice: 3 giorni che non mangio, dammi 5 euro. E io apro portafogli, gli do 5 euro. Faccio un'azione buona, di carità, d'accordo? Ecco. Rifacciamo, esco di casa, si avvicina un barbone, mi punta un coltello alla gola e mi dice: dammi 5 euro. Io faccio lo stesso identico gesto, apro il portafoglio, gli do 5 euro, ma la mia azione non è libera. È un gesto di carità? È un gesto meritorio? No, non ha lo stesso valore. Mi spiego? Sì. Ecco, è per questo che la Chiesa è arrivata a dire che se la persona non è libera, la gravità morale degli atti che compie va valutata più attentamente che se fosse libera. Questo lo vediamo in due casi. Lo vediamo, per esempio, nel catechismo della Chiesa Cattolica, quando parla della masturbazione. Adesso non ce l'ho davanti, però lo trovate subito. Quando Sì, parla. Hai presente? l'ho letto quella parte che ci. Ecco, e dice che in certe situazioni la persona non è completamente libera, quindi la sua colpa morale andrà valutata più attentamente. La stessa cosa dice a proposito degli atti omosessuali nel famoso documento Omosessualità di persona, firmata dal cardinale Ratzinger quando era capo della dottrina della fede. Dice esattamente la stessa cosa per quanto riguarda gli atti omosessuali. Quali sono quelle circostanze che rendono la persona non completamente libera e che quindi riducono la sua colpevolezza morale, o perlomeno bisogna valutarla più attentamente? Sono gli atti compiuti sotto la spinta di una compulsione e non di una libera scelta. Ecco, Sì. allora il punto è cercare di capire qual è l'origine della compulsione, cioè, se ti ricordi il discorso iniziale, qual è il bisogno fondamentale della persona che è stato represso, dare una risposta adulta, matura e ovviamente in sintonia con la vocazione della persona e con il logos. A questo punto la compulsione scompare, non ha più ragione d'essere. Sì. Infatti, in uno dei libri che ho scritto su San Tommaso, la psicologia, eccetera, San Tommaso descrive le compulsioni e la terapia delle compulsioni in maniera splendida, utilizzando dei versi della Summa Teologica, si crea una clinica delle compulsioni bellissima, splendida e soprattutto efficace dal punto di vista Quindi clinico. la compulsione può sparire, non è vero che uno ci deve convivere. La compulsione può sparire, la compulsione è. Allora, un altro esempio che faccio. Io sto affogando, ho fatto un naufragio col Titanic, ok? Sono in un mare gelato con gli squali, anche se gli squali non stanno nei mari gelati, però mettiamoci anche gli squali, e sto affogando. Io so che affogo, mi aggrappo al relitto di un divano. Tu mi gridi, molla, il relitto ti trascinerà a fondo. Io lo so che mi trascinerà a fondo, ma io non ho altro. Mi spiego? Se tu invece ti avvicini, mi dai una scialuppa, mi crei un'alternativa, mi fai diventare libero di scegliere se stare aggrappato al relitto o di salire sulla scialuppa, allora posso scegliere per il bene, cioè salire sulla scialuppa. E quindi mollo la compulsione, che è un modo per restare a galla, che però so che mi farà male. Quindi la compulsione sessuale, o piuttosto che io, non so se mi viene in mente le bulimie, piuttosto che sono guaribili, non bisogna per conviverci. Assolutamente sì, assolutamente non in tutti i casi, non è una cosa, ovviamente non c'è la bacchetta magica, ma assolutamente sì, Anche perché l'alcol e la droga, Roberto? anche l'alcol, la droga, il sesso erotico, eccetera, eccetera, sono soluzioni inefficaci a un problema, non sono il problema, sono soluzioni. Mi Quindi spiego? tu, cioè, il punto è individuare il problema, ma tu che cioè, cos'è l'alternativa al vizio, Allora, alla compulsione? sì, faccio un esempio semplicissimo, un esempio che mi è capitato realmente, ok?
Allora, viene da me una paziente che arriva da un altro collega, diagnosi disturbo dell'alimentazione. Questa donna, tutte le notti, verso le 3, le 4 di notte, si alzava e vuotava il frigo e mangiava qualunque cosa. Gli avanzi del giorno prima, le uova, il burro, eccetera, vuotava il frigo. Ok? Un disturbo alimentare, binge eating si chiama. Ok? E dice: guardi, ho provato tante volte con tante tecniche. Questo psicologo mi ha aiutato un pochettino, sì, mi ha fatto capire molte cose, però non sono riuscito a, a risolvere questo problema. Ok? Allora. Io ho fatto le solite domande da stupido che faccio sempre io, che poi sono le domande che nessuno fa. Ho chiesto: senta signora, ma lei si sveglia alle 3 di notte oppure si gira nel letto fino a una certa ora, poi non ce la fa più e si alza e va a mangiare? E lei mi ha detto: no, non riesco a dormire, mi giro nel letto, poi a un certo punto mi alzo, vado a mangiare, vuoto il frigo e poi riesco a dormire. Ah, ecco, questo è molto interessante. E mi dica signora, ha dei pensieri ricorrenti quando si gira nel letto e non riesce a dormire? E lei mi dice: certo, io penso che il mio capo, insomma, mi ha combinato delle cose, il mio capo mi ha preso di mira, tutte le cose adesso sono colpa mia, tutti i problemi li ho causati io, non riesco più a vivere in quello studio e quindi io sto male, non voglio più andare a lavorare, eccetera, eccetera. Benissimo. Allora, domanda, questa donna ha un disturbo alimentare perché si sveglia la notte a mangiare, oppure il disturbo alimentare è un modo per dormire perché ha un problema sul lavoro? Mi spiego? Ecco. Ed è così per tante conclusioni, cioè questa non dorme, scopre che magari è la prima volta per caso che abbuffandosi riesce a dormire, basta, abbiamo creato la dipendenza e la compulsione, che però non è il problema, è la soluzione. Sì, e quindi tu li hai dovuto aiutare a trovare un'altra soluzione. L'hai dovuta. Esatto, l'altra soluzione va a parlare col capo, gli spieghi la situazione, dia la sua versione, cerchi di costruire un altro rapporto con i colleghi, eccetera, eccetera. Ci ha messo un po' perché non era un ambiente di lavoro facile, però alla fine il binge eating è sparito. Caspita. Va bene, allora Roberto, io ti faccio l'ultima domanda, che è una cosa a cui tu già hai accennato. Tu scrivi che la psicologia moderna è a servizio del potere e che lo sdoganamento, ad esempio, delle pulsioni represse ha schiavizzato l'uomo, non lo ha liberato. Com'è possibile che dal servire la persona questa arte sia finita per usarla e soprattutto perché secondo te questo sdoganamento delle pulsioni, un po' l'hai già spiegato, serve al potere? Scusami, hai detto, puoi ripetere? Sì, cioè che interesse ha il potere ad avere una struttura sociale così fragile? Sì, allora, è semplicissimo. Innanzitutto, la psicologia moderna e contemporanea non nasce per aiutare le persone. Questo è il punto fondamentale. Non nasce con quello scopo. Allora, se loro ti insegnano qual è la potenza del gruppo per far cambiare idea a una persona, sto pensando ai gruppi di Balint, eccetera, eccetera, è chiaro che questa cosa puoi usarla per il bene della persona, ma puoi usarla anche per manipolare le persone, ok? È uno strumento neutro. Il fatto è che, secondo te, è possibile che gli oligarchi, i poteri, i vari Rockefeller, eccetera, eccetera, investano soldi su soldi su soldi per aiutare persone che non conoscono, per aiutare la famiglia? Ricordiamoci che sono abortisti, sono eugenetisti, eccetera, eccetera. No? Mi spiego? Ecco, quindi siamo noi, perché ci sono i psicologi clinici che utilizzano queste tecniche per cercare di aiutare le persone, che pensiamo che sia così e debba essere così. Non è così. In realtà, ogni psicologo laureato è uno spin doctor in potenza, ok? Basta poco per snotizzarlo, mi viene da dire. Sì. Ok? E
Ecco, la seconda parte della domanda. Ah, sì, il potere. Sì. Il potere. Dunque, è quello. Allora, anche qui un insegnamento di Gesù. Chi fa il peccato è schiavo, non è libero. Mi spiego? Certo. Ecco, contrariamente a quello che dicono i Sì. luterani, no? Però chi fa il peccato è schiavo, non è libero. Perché è schiavo e non è libero? Perché segue le passioni e non la ragione. Ci siamo? Sì, anche secondo il Ecco. discorso che hai fatto prima si capisce bene. Esatto. Quindi, anche lì, facciamoci delle domande. Oggi la pornografia è disponibile a tutte le ore, in tutto il mondo, gratuitamente. Ma vi sembra possibile che uno fa un investimento economico e poi regala il prodotto del suo lavoro? Chiaro. È chiaro che la pornografia ha uno scopo. Qual è lo scopo della pornografia? Lo scopo della pornografia è far sì che le persone seguano le passioni, più facili di tutte da seguire, soprattutto nei giovani, sono le passioni sessuali, e a questo punto non segua più la ragione. Il gioco è fatto. In modo che tu diventi dipendente da Uno me. zombie. Esatto, diventi uno zombie. E quindi Pensi sono solo. manipolabile. Esatto, manipolabile, non ragioni, non guardi il contesto. Testo, non ti fai domande, questo soprattutto, ok? E vivi come uno zombie. Il tuo unico desiderio è soddisfare le pulsioni, che è lo stesso motivo per cui tutti i cibi che mangiamo, a meno tranne quelli che facciamo a casa partendo dagli ingredienti, sono pieni di zucchero. Ecco Roberto che dice: ed ecco perché il marketing fa breccia proprio sulle pulsioni. Ma questa è psicologia. Voglio dire, il primo spin doctor è stato Bernays, che era il nipote di Freud. La psicologia delle masse, quindi una persona compulsiva, è una persona manipolabile, certo. Pensate a chi ha una compulsione sessuale, una dipendenza sessuale. Io conosco delle persone che hanno una dipendenza dalla pornografia. Queste persone hanno smesso di lavorare, hanno smesso di avere una vita sociale. Queste persone passano la notte a masturbarsi. Dormono durante il giorno, alla sera fanno qualche lavoretto giusto per campare, poi passano la notte davanti al computer a masturbarsi. Sono degli zombie. La stessa cosa, altri ragazzi che ho conosciuto, questi molto più giovani, che avevano una sessualità di questo tipo, che ne so, con le ragazzine della discoteca, per cui loro passavano la settimana in fissa perché dovevano trovarsi la ragazzina per il sabato sera in discoteca. Non sono più persone, sono zombie ed è questo che vogliono. Quindi è chiaro che è quanto, cioè, che è urgente, soprattutto per voi, tornare, o comunque per noi cattolici, a una visione integrale dell'uomo perché possa essere veramente liberato, possa essere Esatto, anche perché, Benedetta, la ragione, se tu veramente metti al primo posto la ragione, okay, scopri immediatamente, uno, la morale, perché è la ragione che scopre la morale, secondo, la metafisica. Mi Certo. spiego? Quindi, se noi viviamo in un mondo materialista, che ci dice solo che sei felice se soddisfi le tue pulsioni, è chiaro che qualcuno è interessato a far sì che non ci poniamo domande. Francesca, scusa Benedetta, mi sembra allora che occorra fondare una nuova psicologia, o meglio, riscoprire e sistematizzare le conoscenze della psicologia classica. Francesca, come al solito, hai centrato il punto. Quello è l'obiettivo, quello che stiamo cercando di fare io e Stefano da un po'. Va bene, per me Bene. è sufficiente, lascio la parola a Stefano. Sì, mi si sente? Benedetta, grazie mille. Grazie a te Roberto, grazie. Ecco, vi ringrazio anch'io, eh? Sono molto contento che possiamo parlare di questi temi a questo livello. Roberto, secondo me tu hai scritto un libro veramente monumentale, fondamentale, quindi io invito tutti quanti veramente a comprarlo, a leggerlo, a lavorarci sopra insieme, eh? Perché
perché questo un po' vuole essere, questo luogo, la nostra associazione vuole essere una casa che mi sembra che al momento non ci sia. Noi abbiamo fatto questa associazione non per manie di voler fondare qualcosa, ma perché noi abbiamo bisogno di un luogo così, dove poterci confrontare a questo livello e parlare di queste cose che ci riguardano profondamente nella nostra professione. Quindi io volevo parlare di questo, ho capito che non mi ha sentito nessuno all'inizio, benissimo, pazienza, meglio così. Vi manderò queste informazioni sulla nostra associazione via mail, così sarà anche il modo un po' per risentirci nei prossimi giorni. Vi ringrazio ancora tutti quanti per la pazienza, per questa modalità, ci sentiremo per le prossime iniziative. Grazie a tutti e buonanotte.